Ok, allora continuiamo il nostro percorso. Un'altra riflessione, adesso arriveranno un po' di persone, spero non scappate, magari ritorneranno. Continuiamo la nostra riflessione, abbiamo detto quindi che nella leadership, oltre alla creazione della mission, c'è la definizione e la condivisione degli obiettivi. Chi sono, secondo voi, i nemici principali dei nostri obiettivi? Perché i nostri obiettivi non vengono, spesso non si realizzano, non siamo in grado di realizzarli? Perché? Come? Non li Perché non li prevediamo? Cioè non li vediamo prima? Ah, non prevediamo un eventuale problema, ok? Perché in alcuni casi non sono scritti. Scrivendoli che cosa... Arrivo, eh? Scrivendoli che cosa facciamo? Perché sarebbe importante scrivere gli obiettivi? Viviamo una sorta di realtà, cioè nel senso li viviamo diversamente, nella mente è facile Sì, grazie. dimenticarseli. Nella mente dico è facile dimenticarseli, se io li metto per iscritto, a parte il visualizzarli come tu dicevi sulla tua, che ogni tanto è importante ricordarselo per non perdere la strada, gli diamo vita, riusciamo a capire se siamo arrivati vicini, lontani, se siamo sul percorso giusto, cosa abbiamo fatto oggi per raggiungerli, insomma. Riusciamo a valutare così. Perfetto, diamo anche forse maggior forza a quello che è il nostro impegno. Facciamo un patto con noi stessi, cerchiamo quindi di realizzarli anche con maggior impegno, forse. Mi è piaciuto prima quando hai parlato dell'emozione e del fatto che ci sono quelle cose che ci pizzicano dentro e che magari potrebbero essere, no, dei valori. Ecco, a questo proposito volevo dire che molte volte non siamo in grado di ascoltare quei valori, ma piuttosto diamo ascolto a quello che sono i valori degli altri o quello che dicono gli altri, e questo può essere che ci impedisce di raggiungere l'obiettivo, cioè sbagliare a chi dare ascolto. Ok, quindi non sentire noi, ma sentire gli Sì, altri. Grazie. quello che è bene per gli altri, forse. Qualcun altro? A volte pensiamo di raggiungerli con le nostre sole forze e magari ci sono obiettivi che invece possono essere raggiunti soltanto con l'aiuto degli altri, però se non sappiamo delegare non li raggiungeremo comunque. Esatto, l'era dell'interdipendenza è questa. Tutto quello che avete detto è tutto corretto. In alcuni casi ci boicottiamo, in alcuni casi siamo vittime di quelle che sono le nostre stesse convinzioni limitanti. E allora ci prefiggiamo degli obiettivi in cui non sempre crediamo, ma non crediamo soprattutto a quella che è la nostra capacità di realizzarli. Magari li formuliamo scorrettamente, magari non li scriviamo e quindi il nostro commitment non è particolarmente forte. In ogni caso, non è detto che l'impegno, a realizzare l'obiettivo sia il massimo. Allora, ogni volta che dobbiamo formulare un obiettivo e come leader siamo tenuti nel formularlo anche a condividerli con gli altri, dobbiamo tenere a mente che obiettivi non allenabili sono obiettivi non raggiungibili. In che modo definiamo l'allenabilità di un obiettivo? Ci sono varie tecniche, avete sentito SMART, ad esempio, questa che vi illustro io adesso è la tecnica della mia master coach che si chiama Giovanna Giuffredi. È semplicemente un promemoria, molto semplice. Due parole in modo tale da ricordarle: pace e merito. Descrivono un po' anche quella che è la personalità della persona che l'ha creato. Gli obiettivi allenabili devono essere descritti in positivo. È più difficile andare a realizzare un obiettivo che è scritto in negativo. È proprio il nostro cervello che ha difficoltà a capire che cos'è che vuoi. Questo non lo voglio, quest'altro non lo voglio, quest'altro non lo voglio, ma cos'è che vuoi? L'impegno è più forte. Sotto il nostro controllo, se non è totalmente sotto il nostro controllo, chi può darci una mano? È importante quello che dicevi prima, proprio perché nel momento in cui lo definiamo l'obiettivo, dobbiamo avere una concretezza e un senso di realtà piuttosto forte. Se io da solo questo obiettivo non posso raggiungere, non lo posso raggiungere, chi mi può dare una mano per raggiungerlo?
deve avere una evidenza esterna. In che modo mi accorgerò di aver raggiunto quell'obiettivo? Deve essere misurabile, deve essere realistico e deve essere anche accessibile. E nel andare a propormi questo obiettivo devo dare una tempistica di realizzazione, un impegno relativamente a entro questa data mi riprometto di raggiungere quell'obiettivo. Se poi ci sono delle cause esterne che fanno sì che quella data non sia la data di raggiungimento dell'obiettivo stesso, che cosa posso fare? Adeguare, ridefinire l'obiettivo. In alcuni casi l'obiettivo è molto ambizioso e allora magari lo devo suddividere. Ho un macro obiettivo e lo suddivido in sotto obiettivi e mi impegnerò fortemente a raggiungere quelli con vari aiuti, con varie strategie. Occhio alle convinzioni limitanti. Quali sono le convinzioni limitanti? Sono tante. Diciamone una relativamente, qualcuna relativamente al mondo della creazione delle imprese. Prima abbiamo sentito la burocrazia, che è anche una realtà, non solo una convinzione. Beh, non lo so, ma anche statistiche, tipo il 90% delle imprese falliscono, chiudono, esatto. La concorrenza è spietata, lui non ce l'ha fatta perché dovrei farcela io. Esatto, questa è fortissima, lui non ce l'ha fatta, perché dovrei farcela io? Tanto va sempre così, occhio alle parole come sempre, mai, tutte le parole assolutistiche. Nella gestione delle risorse umane, tanto non cambierà niente, non lo dico al mio capo, perché ogni volta che gli ho chiesto di venirmi incontro relativamente a questo aspetto, Non è successo niente. Allora, che domanda farei a una persona che dà una definizione del genere di quello che il proprio capo? Hai provato a dirglielo nel modo giusto. Quante volte gliel'hai detto? Intanto quante volte gliel'hai detto? Dietro questi assolutismi ogni tanto ci sono appunto delle uno o due, oppure ma non è che gliel'ho detto io, gliel'ha detto il mio collega che me l'ha raccontato, quindi in alcuni casi sono dei vissuti reali che però rimangono fortemente impressi nella nostra mente, perché nella nostra mente i no, nella nostra mente e nelle nostre sensazioni, quei no vanno a, diciamo così, ad avere un peso piuttosto forte. Qualcuno di voi ha sentito parlare sicuramente delle profezie autoavverantesi? Ok. Sono quelle profezie che noi realizziamo attraverso i nostri atteggiamenti. Se le nostre convinzioni relativamente all'andamento di una certa attività sono così forti e ci crediamo così ciecamente da rendere selettiva la nostra attenzione, da rendere selettive le nostre azioni, non faremo altro che nell'agire i comportamenti, agire quei comportamenti che andranno a rinforzare quelle convinzioni, facendo sì che alla fine quella profezia si avvererà realmente. E allora, occhio nella definizione degli obiettivi, a definire degli obiettivi che siano appunto allenabili, che abbiano queste caratteristiche. Quindi controllare la costruzione proprio dell'obiettivo, andare a verificare se è sotto il proprio controllo, verificare se appunto abbiamo detto non è sotto il mio controllo, chi mi può dare una mano, in che modo mi può dare una mano, posso chiederglielo? Se non posso chiederglielo, ci sono delle motivazioni reali o è una mia opinione il fatto che quella persona non mi darà una mano? E poi naturalmente andare a verificare se è realistico ed accessibile, se è anche compatibile con la mia persona, con quello che è il mio sistema dei valori. Nella mia azienda, se è compatibile con la mia mission, quell'obiettivo è compatibile con la mia mission. Alcuni obiettivi falliscono perché alla fine le persone non ci credono e quindi non li realizzano perché sono troppo lontani da quelli che sono i loro valori. E andare a lottare con la forza valoriale delle risorse
è piuttosto difficile. Quello che potresti avere è delle persone che sono molto frustrate nello svolgere l'attività e che quindi dal punto di vista produttivo ti produrranno un decimo di quello che potrebbero produrti. Proattività. Che cosa significa essere proattivi? Il contrario di proattività è? Passività. Come? Passività oppure reattività. Ok. Ci sono delle persone che, si dice, dal punto di vista psicologico, hanno un locus of control interno e delle altre persone che hanno un locus of control esterno. Che cosa significa? Esatto, delle persone che sono convinte che i fatti della loro vita sono fortemente legati all'incidenza di fattori esterni sulla loro persona. Delle altre persone che invece pensano che sono loro a determinare quello che è il loro destino o comunque quella che è la loro vita. C'è in ognuno di noi, esiste un ambito che possiamo considerare sfera di coinvolgimento e un altro ambito che possiamo considerare sfera di influenza. Nella sfera di coinvolgimento abbiamo tutto ciò che ci coinvolge. Quindi che dall'esterno viene a coinvolgerci da diversi punti di vista, emotivo, mentale, lavorativo. Nella nostra sfera di influenza invece c'è tutto ciò sul quale noi possiamo determinare la nostra influenza e quindi possiamo noi dettare legge se vogliamo. E abbiamo un controllo che è diretto ed è anche attivo. Le persone reattive sono delle persone che hanno una sfera di coinvolgimento piuttosto ampia e una sfera di influenza piuttosto ristretta. Di contro, le persone proattive sono quelle persone che invece hanno una sfera di influenza piuttosto ampia e invece una sfera di coinvolgimento piuttosto bassa. È sempre importante che ci sia un equilibrio e che questo venga adattato alle circostanze, però è fondamentale che come leader ci si prenda la responsabilità di avere un bilanciamento con un maggior dominio della sfera di influenza piuttosto che della sfera di coinvolgimento. E quindi tra le caratteristiche di un leader noi dobbiamo avere la responsabilità, intesa come la capacità di dare risposte, la capacità di prendersi la responsabilità in termini di quello che posso scegliere non è tanto la conseguenza di un atto, ma come vivo quell'atto sì, anche come azienda, sto fallendo, ok, però posso decidere, posso scegliere liberamente in che modo vivo io, faccio vivere i miei collaboratori quella che è ad esempio la fine dell'apice del successo di questa dell'azienda stessa. E allora mi abbatto e divento reattivo sul mercato? Oppure mi attivo e lavoro di innovazione, cerco di conquistare un'altra fetta di mercato, vado da un'altra parte, cerco di trovare un altro mercato su cui magari cominciare a lavorare. Prendere l'iniziativa, controllare, riconoscere gli errori. Riconoscere gli errori come degli errori che derivano dalla responsabilità, quindi dalla propria capacità di influire, piuttosto che da avvenimenti esterni, riconducendo sempre il locus of control internamente piuttosto che esternamente. E naturalmente mantenere gli impegni. Successo, chiave del successo. Cioè chi ha teorizzato la chiave del successo l'ha rapportato ad una equazione. E per raccontarvi questa equazione vi racconterò una favola, che è la favola della gallina delle uova d'oro di Esopo, ve la ricordate? Quindi questo contadino ad un certo punto trova nel suo pollaio una gallina particolare. Questa gallina ogni giorno tra le sue uova fa un uovo d'oro.
questo contadino naturalmente è felicissimo di questo fatto. E nel momento in cui la mattina, quando la mattina si sveglia, è ansiosissimo di andare nel pollaio e di verificare se effettivamente questa gallina anche quel giorno ha prodotto il suo uovo d'oro. Ad un certo punto però comincia ad usare il denaro che ricava da queste uova d'oro e diventa avido. E allora l'ansia di diventare sempre più ricco fa sì che ad un certo punto gli venga l'idea di uccidere questa gallina e di dire: ok, secondo me dentro questa gallina ci sono tante uova d'oro, perché devo aspettare ogni giorno che questa gallina mi faccia un uovo e ne fa solo uno al giorno? Io la uccido e dalla sua pancia ci saranno tutte le uova d'oro e quindi diventerò ricco tutto in una volta e potrò fare un investimento enorme. Quello che succede è che uccide la gallina, le apre la pancia e si accorge che quella gallina all'interno è uguale a tutte le altre galline e quindi ridiventa povero come prima. Rapportato a quelle che sono diciamo è quella che è la chiave del successo, la gallina delle uova d'oro ci dice semplicemente che la nostra ricchezza è data da due fattori: abbiamo l'uovo, che è ciò che la gallina ci produce, e abbiamo la gallina, che è la capacità di produzione. Quindi il successo è dato da un equilibrio piuttosto forte e soprattutto durevole di prodotto e capacità di produzione. Dobbiamo stare attenti come leader a mantenere stabile questo equilibrio e soprattutto a garantire che sia una parte che l'altra non vengano ad essere minati da quelle che possono essere delle fonti esterne o interne all'azienda di deterioramento. E allora nel caso del nostro prodotto saremo attenti a che cosa? Come? Valorizzarlo. A valorizzarlo, certo. Poi? Che non cada la richiesta del mercato esterno, certo. Quindi a renderlo quasi essenziale. Come? A controllarne costantemente la qualità, certo. Esatto, renderlo adattabile alle nuove richieste dei nuovi mercati. Che altro? A proteggerlo, certo, assicurarlo. E sulla capacità di produzione? L'allenamento. Innovazione e competenze. Come? Innovazione delle competenze. Come? Non ho visto. Disponibilità delle risorse. Controllo dei costi. Controllo dei costi. Dei costi. Faccio in modo che il mio competitor, per esempio, condivida il mio know-how e diventa il mio produttore o diventa il mio. Quindi il competitor spende di più, condivide il mio know-how, diventa il mio fornitore. Esatto, è quello che ha fatto Amazon, ad esempio, no? Che altro? Tante altre cose, tante tante altre cose. Quindi l'importanza però è fondamentale, ce ne potrebbero essere 2000 di idee. L'importanza è, l'importante è non focalizzarsi soltanto su un aspetto. Quante aziende mirano al raggiungimento dell'apice del successo con il loro prodotto, non si curano della capacità produttiva, sfruttano le risorse, le impoveriscono facendole specializzare talmente tanto in quello che è il settore in quel momento dominante da renderle quasi inattive nel momento in cui ad esempio il mercato cambia, o comunque poco reattive a quello che è il cambiamento del mercato, con tempi di ripresa successivi, vedete la Nokia, elevatissimi. In alcuni casi l'iperspecializzazione potrebbe essere un problema, se è l'unico investimento che si fa sulla capacità di produzione. E allora cominciamo a parlare di gestione delle risorse umane.
La prima cosa, e l'avete fatto tutti quanti nelle esercitazioni che abbiamo fatto, è guardare e andare ad osservare attentamente le proprie risorse. Ok, adesso vi chiedo due minuti, sceglietevi a coppie, guardatevi e notate alcune cose. Parlatevi, ditevi due parole, due o tre parole di voi stessi. Dite qualcosa di voi. Beh, puoi salire, no? Mettetevi anche in tre, dai. Ok, stop al tempo, prego. Allora, che cosa avete notato? Qual è una delle prime, così cercate di andare abbastanza veloci senza razionalizzare l'esperienza. Posso dirlo? Certo. Entusiasmo. Ok, quindi entusiasmo, quindi ti è passato l'entusiasmo. Sì, però mi sembra l'entusiasmo dei giovani che diciamo si affacciano in un ambito di lavorativo, per cui cioè, fa comunque piacere. Bello. No? Cioè si vede vitalità negli occhi quando parlano e fa piacere, perché secondo me noi l'abbiamo persa un po'. Bello. Io l'ho persa. Sto accomunando i miei colleghi, io un po' questa vitalità l'ho persa. Bello, bello. Grazie.
Grazie. Allora, io dico non è vero. Cazzata si può dire sul laboratorio al basso, sì. Lo dico lo stesso, me ne importa poco. No, vabbè, a parte gli scherzi. No, non è vero perché, vabbè, io nelle varie cose comunque magari avrò trasmesso passione e magno gaudio, però ho notato il lato ingegneristico preciso, ma soprattutto il rigore che va al di là poi dell'ingegneria, è una cosa meravigliosa. Quindi no, assolutamente, poi proprio quella cosa posata, quella cosa precisa che apparentemente forse non mi vede, non si sposa tanto sul sottoscritto, però è una cosa che poi nella vita, nelle risorse, comunque in ciò che si fa è fondamentale. E comunicarlo, io sono un appassionatissimo di radio, e comunicarlo al meglio e in maniera sintetica è fondamentale. Poi con l'avvento e con la ricchezza della radiovisione, con gli occhi lo si comunica meglio. Certo, grazie. Qualcun altro? Lui ha speranza, voglia di mettersi in gioco e credo che gli serva solamente trovare le persone giuste, perché mi ha parlato di team e di risorse. Quindi il team giusto e si trova il team giusto, basta avere l'entusiasmo e le risorse anche vengono, ce ne sono tante in giro, se le si sanno cogliere, le opportunità si possono cogliere. Grazie. Qualcun altro? Ricambio anche lui, come ha detto prima Antonella, è una persona entusiasta, si è messa in gioco e ha portato qui l'innovazione, ama le sfide, quindi riuscire a fare un qualcosa che non c'è, magari cercare di non fare sempre la stessa cosa, quindi di rimanere creativi proprio per non specializzarsi troppo in una cosa e farla fino alla fine, insomma. Per troppo tempo. Grazie. Qualcun altro vuole condividere? Ciao ragazzi. Sì, qui c'è l'innovazione. Innovazione. Sì, perché ha proposto qualcosa. Io poi sono abbastanza lontana dal suo settore, però credo che sia una cosa innovativa e anche con una logica di servizio molto ampia, quindi di creare qualcosa che serva agli altri e di cui anche gli altri possono essere partecipi in prima persona. E credo che ci sia dietro anche proprio un'idea di rete, quindi di condivisione e di costruzione insieme di qualcosa che è utile per tutti, non solo per se stessi ma anche per gli altri. Questo è quello che mi è sembrato di cogliere. E lui, noi eravamo in tre, e lui appunto è al termine dei suoi studi, quindi con tutto un orizzonte molto ampio davanti e quindi una strada che in parte si è già costruita ma che ancora chiaramente deve trovare una sua definizione. Quindi, molto bello insomma, confrontarsi con loro. Grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Vorrei aggiungere che i due amici, anzi l'amica e l'amico, hanno un grande senso di responsabilità e capacità anche di metterlo in pratica in quanto responsabili di nei propri settori, come lui nel suo, che cerca di trovare un riscontro degli studi che sta completando. Mm-hmm. Grazie. Qualcun altro? Ok. La prima parola che mi viene in mente è diversità. E insieme alla parola diversità è ricchezza. E insieme alla parola ricchezza è prospettiva. Tutte parole che leggo e che nella, diciamo così, visione di un leader che sceglie le sue risorse o che comunque le deve gestire e le deve gestire al meglio è fondamentale. Quindi il primo sguardo nei confronti dei propri collaboratori deve essere uno sguardo di recezione. Voi avete accolto delle emozioni, avete accolto delle sensazioni, avete colto delle possibilità, avete colto, ripeto, la prima parola in assoluto, diversità e ricchezza. E questo è ciò che ogni buon gestore di risorse umane dovrebbe cercare di fare nel momento in cui ha davanti le proprie risorse. La seconda cosa sono le aspettative. E relativamente alle aspettative, dobbiamo
Tener presente di che cosa? Quanto potenti possano essere le aspettative nel andare poi ad influenzare la realtà? Quanto forte potrebbe essere per noi l'incidenza di una aspettativa nel dare giudizi sulle risorse, nell'assegnamento delle risorse stesse, nella valutazione a posteriori di quella che è, diciamo così, di quello che è l'operato delle nostre risorse. Allora, per parlare di aspettative e soprattutto di percezione, vi faccio vedere un video. Vi chiedo semplicemente di osservare questo video, e nel video vediamo un attimo chi ha un livello di attenzione particolarmente elevato. Ci saranno delle persone che giocano a basket. Qualcuno lo conosce? Allora vi cambio il video. Allora vi faccio vedere due video. Prima vi faccio vedere questo video. Allora ci sono delle persone, quindi chi l'ha visto, ci sono delle persone che giocano a basket, si fanno dei passaggi. I passaggi sono frontali o sono dei passaggi con rimbalzo, con palleggio. Io vi chiederò di contare, e vediamo chi vince, chi indovina il numero giusto, di contare soltanto i passaggi dei giocatori con la maglia bianca. Ok? Quindi vince chi indovina il numero dei passaggi dei giocatori con la maglia bianca. Tra loro, sì, bianco, sì. Sì, ci sarà un incrocio, ci sono dei ragazzi con la maglia bianca, dei ragazzi con la maglia nera, quelli con la maglia nera si lanciano i passaggi tra di loro, stessa cosa quelli con la maglia bianca. E noi conteremo quelli, sì, no, nel video si incrociano, però i passaggi avvengono soltanto tra i giocatori della stessa squadra. Ok, pronti? No, non ci credo. Vediamo un attimo, via. Quanti passaggi? 17, 18. Ti sei distratto? Da che cosa? Dal gorilla. Chi ha visto il gorilla? C'era un gorilla? C'era uno vestito da gorilla? E che cosa faceva? È passato? 17 senza gorilla? 17 col gorilla? Erano 16 e mezzo. E adesso guardatelo senza contare. No, nel senso che si interrompe. Che cosa è successo? Si è spostata l'attenzione. Vi faccio vedere, per chi aveva già visto il gorilla, vi faccio invece vedere no, scusate. Vi faccio vedere un altro video, quindi si è spostata l'attenzione. Invece in questo video dovete essere tanto bravi da indovinare qual è il gioco delle carte. C'è l'audio, però non so se si sente. C'è qua, è questo. Questo dov'è? Sì.
Vado. No. Allora, scusate, fermo. Vediamo un po'. Il gioco delle carte cambia di colore. Ciao, io sono Richard, lei è Sara e siamo per eseguire il favoloso trucco con le carte cambio di colore utilizzando questo mazzo di carte il cui retro è blu. Il concetto è molto semplice. Io stenderò le carte coperte di fronte a Sara e le chiederò di spingere una carta a sua scelta verso la telecamera. Dunque, io scelgo questa carta qui. Molto bene. Sara poteva selezionare una carta qualsiasi da questo mazzo e ha scelto la carta che adesso è coperta sul tavolo. Adesso le chiederò di mostrarmi la carta che ha selezionato. Allora, la carta che ho scelto è il 3 di quadri. Il 3 di quadri. Molto bene. Ottima scelta. Adesso rimetto la carta a posto nel mazzo. Ora stenderò le carte coperte sul tavolo e schioccherò le dita così. Potete vedere che la carta scelta da Sara, il 3 di quadri, è il retro blu. Non è una cosa particolarmente sorprendente, vero? Ciò che è sorprendente è che tutte le altre carte hanno il retro rosso. E questo è lo stupefacente trucco cambio di colore. Qual è il trucco? Come? Sfondo la maglia e il tavolo. Chi l'ha vista questa cosa? L'inquadratura? La donna? È cambiato? È cambiato quasi tutto. Quante persone hanno visto questa cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Complimenti. Bravissimi. Questo non riguarda il colore delle carte. Sono avvenuti 4 cambi di colore. 1. 2, 3, 4. A questo punto la domanda è: quanti cambiamenti avete notato? Qualcuno, tutti, complimenti. Utilizziamo una ripresa più ampia. Ciao, io sono Richard, lei è Sara e siamo per eseguire il favoloso trucco con le carte cambio di colore utilizzando questo mazzo di carte il cui retro è blu. Il concetto è molto semplice. Io stenderò le carte coperte di fronte a Sara e le chiederò di spingere una carta a sua scelta verso la telecamera. Dunque, io scelgo questa carta qui. Molto bene. Sara poteva selezionare una carta qualsiasi da questo mazzo e ha scelto la carta che adesso è coperta sul tavolo. Adesso le chiederò di mostrarmi la carta che ha selezionato. Allora, la carta che ho scelto è il 3 di quadri. Il 3 di quadri. Molto bene. Ottima scelta. Adesso rimetto la carta a posto nel mazzo. Ora stenderò le carte coperte sul tavolo e schioccherò le dita così. Potete vedere che la carta scelta da Sara, il 3 di quadri, è il retro blu. Non è una cosa particolarmente sorprendente, vero? Ciò che è sorprendente è che tutte le altre carte hanno il retro rosso. E questo è lo stupefacente trucco cambio di colore. Bravissimi chi l'ha visto, eh? Io che sapevo che questo era un video appunto sulla percezione selettiva, nel momento in cui l'ho visto non me ne sono accorta. Anche un bel gioco di montaggio, esatto. Perché vi ho fatto vedere questo video parlando di aspettative? Vabbè, questa era la famosa foto, la vecchia e la giovane, è di un esperimento di psicologia molto molto famoso. Perché vi ho fatto vedere questi filmati? Perché il nostro cervello in che modo agisce? In che modo percepisce la realtà? Come? E perché la vuole percepire in un certo modo? Perché ha il suo imprinting. E l'imprinting da che cosa è dato? Dall'esperienza, esatto. Quindi,
tutto ciò che noi percepiamo nel nostro ambiente, tutto ciò che noi sperimentiamo nel corso della nostra vita viene poi immagazzinato. Vuoi dire qualcosa? Ah, viene poi. Vuoi dire qualcosa? Sull'illusione ottica della vecchia. Chi vede tutti e due? Bravi, mazza, che aula fantastica. Ah, la vecchia, guarda, questo, guarda, queste sono le ciglia, questo è il naso e questa è la bocca, questo è il naso e i capelli bianchi. Sì, le sopracciglia, le ciglia lunghissime, E invece, vabbè, la giovane girata col collo. Stavo dicendo, quindi, tutto ciò che noi sperimentiamo nel corso della nostra vita viene naturalmente a far parte del nostro bagaglio di conoscenze. In che modo funziona il nostro cervello? Attraverso l'uso degli schemi mentali. E l'uso di quegli schemi mentali avviene attraverso delle regole che sono abbastanza semplici, che si chiamano euristiche del pensiero, che rappresentatività, disponibilità, coerenza, che fanno in modo che tutto ciò che noi sperimentiamo adesso non sia mai visto e giudicato per la realtà oggettiva che in quel momento ha quell'oggetto, ma venga sempre rapportato alla nostra esperienza passata e soprattutto per quanto riguarda la coerenza sia più o meno coerente con quelle che sono le nostre esperienze. E allora avere dei pregiudizi sulle persone è normale, avere dei pregiudizi sulle situazioni è normale. Ciò che è necessario e per la gestione delle risorse umane diventa fondamentale è che questo pregiudizio che noi ci facciamo delle risorse venga nel corso del tempo modificato da quelli che sono i dati oggettivi che noi andiamo ad acquisire nel corso dello sviluppo della persona stessa. Per consentire che cosa? Per consentire a quella persona veramente di crescere, di aumentare le proprie competenze, di aumentare la propria consapevolezza, eccetera. Da parte nostra che cosa ci vuole per poter fare un qualcosa del genere? Come? Disponibilità, apertura, quindi, plasticità mentale, cambiare tutto? Cambiare il punto di vista, esatto, cambiare il punto di vista. Come? Avere umiltà, essere tolleranti, avere fiducia, che altro? Rischiare in alcuni casi, certo, anche. Avere empatia. Tutto questo per poterle gestire in modo efficace, raggiungendo degli obiettivi. Nella gestione delle risorse umane, quindi il fatto di vedere la persona, quindi cercare di andare oltre quel pregiudizio, quanto tempo secondo voi impieghiamo a dare un giudizio su una persona? Esatto, pochissimi secondi. E a vincere quel pregiudizio? Molto di più. In alcuni casi non basta una vita. In alcuni casi, ho detto in alcuni casi, come? Le donne forse ce la fanno di più? È vero questo, però il primo impatto che noi abbiamo con la persona fa sì che con quella persona noi possiamo avere tanta apertura o tanta chiusura. È una questione emotiva. Naturalmente ci sono persone che sono più portate a questo e delle persone che sono meno portate. Sicuramente lo sviluppo di competenze, le esperienze, ma anche la consapevolezza di questo ci permette di attenuare l'influenza che su di noi può avere appunto il primo impatto. Però dal punto di vista inconscio, inconsapevole,
c'è. Poi ripeto, ogni persona è diversa, per carità, siamo talmente unici e irripetibili che ci possono essere delle persone che magari hanno la capacità di andare oltre queste, però con grande senso di realtà e grande consapevolezza, perché altrimenti c'è proprio una questione di economia del funzionamento del nostro cervello, sono cose che facciamo in automatico. Per gestire efficacemente le risorse umane, adesso vedremo insieme una teoria che si chiama leadership situazionale. E anche questa qualcuno la conosce già? Ok, anche questa è stata, diciamo così, teorizzata da degli studiosi, tra cui Blanchard. E ci va, diciamo così, a richiamare l'attenzione forte nell'attribuzione dei compiti alle risorse umane di un livello attentivo rivolto a diversi aspetti, che sono da una parte le caratteristiche del compito, da un'altra parte le caratteristiche del soggetto che deve mettere in atto tutte quelle attività per poter eseguire quel compito oppure per poter raggiungere un certo risultato. Nella leadership situazionale, quindi, quello che noi andiamo a fare è comportarci in modo diverso con le risorse in funzione di quelle che sono le caratteristiche del compito, le caratteristiche della risorsa stessa, e a mettere in atto uno stile di leadership differente anche con la stessa persona a seconda dei compiti che quella persona deve svolgere. Allora, quali sono i fattori che teniamo in sotto controllo? Abbiamo detto la qualità di guida e di direzione, cioè quanto quella persona per svolgere quel compito ha bisogno delle mie indicazioni, ha bisogno di essere passo per passo guidato, quanto invece può avere un'autonomia, quanto quella persona per svolgere quel compito ha bisogno del mio sostegno, ha bisogno della mia sponsorship, ha bisogno della mia fiducia, quanto quella persona per svolgere quel compito ha consapevolezza o ha anche, diciamo così, possibilità di mettersi in gioco, quanto quella persona si sente pronto per svolgere quel compito. In funzione di queste variabili, io andrò a mettere in atto uno stile di leadership diverso. Allora, la prima cosa che dovrò fare è esaminare il livello di maturità del mio collaboratore, dei miei collaboratori. E appunto, dicevamo prima, il livello di maturità lo devo verificare in funzione al compito, quindi quanto ha già dimestichezza con quel compito, quanto ha già strutturato le sue conoscenze, quanto è competente per svolgere quel compito, e poi dal punto di vista psicologico, appunto, quanto è in grado da solo o si sente motivato anche a svolgere quel compito in autonomia. In funzione del livello di maturità delle risorse, io dovrò rapportarmi con le stesse e mettere in atto uno stile piuttosto che un altro. Allora, con soggetti che hanno un livello di maturità piuttosto basso, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista psicologico, io dovrò mettere in atto uno stile che è più direttivo, uno stile che viene definito prescrittivo. E in quel momento, quindi, nell'assegnare il compito o nel condividere l'obiettivo, dovrò dare delle indicazioni relative a che cosa deve essere fatto, in che modo deve essere fatto, con quali risorse deve essere fatto. Quindi comunque userò con quella risorsa un tipo di atteggiamento molto direttivo. Nel momento in cui abbiamo a che fare con una risorsa che ha un livello di maturità tecnica e psicologica che è medio-basso, non è ancora, diciamo così, elevato, che dal punto di vista, diciamo, delle capacità, questa persona non ha ancora tutte le capacità, però dal punto di vista della maturità psicologica si sentirebbe in grado di svolgere questo compito.
In questo caso metterò in atto un altro stile che è più uno stile di tipo persuasivo, quindi dando molto sostegno a questa persona. Quindi questa persona avrà necessità da parte mia, un'alta funzione direttiva, ma avrà bisogno anche di un alto coinvolgimento emotivo, quindi di un alto rinforzo dal punto di vista anche di sponsorship. Nel momento in cui invece mi trovo di fronte a una persona che ha delle capacità, ma magari per una questione motivazionale non si sente di, appunto, da solo eseguire quel compito o comunque di raggiungere quell'obiettivo, potrò mettere in atto uno stile che è più partecipativo, di grande coinvolgimento nei confronti di quella persona. Mentre nel momento in cui avrò di fronte un soggetto che ha sia una maturità psicologica che una maturità in termini di competenze per svolgere quel compito piuttosto elevata e ha anche, diciamo, molta fiducia in se stesso, potrò delegare. Che cosa succede nel momento in cui un manager assegna i compiti ai propri collaboratori senza tener conto di questi livelli di maturità del collaboratore? Che cosa può succedere secondo voi? Ci potranno essere dei risultati imprevisti, ci può essere scarsa efficienza, disordine, frustrazione, perché se tu hai una risorsa che comunque ha un alto livello di maturità e ha anche una forte consapevolezza delle sue potenzialità, potrebbe farlo benissimo da solo, e tu gli dai un comportamento, ti rivolgi verso di lui con un comportamento piuttosto direttivo, quello che fai è frustrare la risorsa, che pensa: questa persona non si fida di me, perché deve continuare a starmi dietro e dirmi come si fanno le cose, io le so fare. Esatto, stessa cosa se si sopravvalutano quelle che possono essere le competenze. In alcuni casi, quindi anche il comportamento di tipo direttivo, se per quella risorsa che magari è capacissima in n aspetti, quindi riesce a svolgere parte dei suoi compiti perfettamente e quindi posso delegare tranquillamente le attività e quella persona le svolgerà correttamente con grandissimi risultati, se poi assegno un nuovo compito o un compito che comunque metterebbe in gioco alcune altre potenzialità, alcune altre capacità sulle quali quella risorsa non si sente ancora di poter fare affidamento pienamente, io non do un sostegno magari di tipo anche prescrittivo, rischio di far bruciare la risorsa da quel punto di vista, rischio di trovarmi a che fare con una risorsa che nel momento in cui ci sarà un compito simile più avanti con il quale magari vorrò che si vada a sperimentare, mi dica no, io veramente non penso di essere assolutamente capace, perché con l'esperienza pregressa ha creato una convinzione che lo limiterà magari successivamente. E allora il mio stile deve essere molto plasmabile, a prescindere da quello che può essere il mio orientamento. Ci sono delle persone che per indole, e questo l'ho visto anche nell'esercitazione che avete fatto all'inizio, che per indole sono più centrate sul compito. E delle altre persone che sempre per propensioni individuali sono più centrate sulla relazione. Quindi delle persone che avranno molta più facilità ad assumere un ruolo di tipo direttivo e delle altre persone che avranno molta più facilità ad assumere invece un ruolo più persuasivo o partecipativo di coinvolgimento nei confronti delle persone. Nessuno di questi è in assoluto uno stile di leadership efficace. Il tutto verrà portato al compito. Il tutto verrà portato alla situazione, alla risorsa in quel momento e per quell'attività specifica. Questo è un livello di attenzione molto, molto importante. E relativamente a questo, ora mi piacerebbe, però non abbiamo il tempo, cercare di farvi fare una riflessione, di farvi fare anche un'esercitazione. Magari chi di voi già ha delle risorse con le quali
appunto collabora, se appunto ritiene di non aver fatto un esame del genere, impieghi e investa il proprio, un po' del proprio tempo nel fare un'analisi relativamente a quelli che sono stati i compiti che sono stati assegnati alla risorsa e di verificare se effettivamente è stata fatta un'analisi precedentemente è stata fatta un'analisi di quello che è il grado di maturità di quella risorsa per quel compito. E consiglio di farlo naturalmente. Stessa cosa questo quando dovete cercare di coinvolgere delle persone per sviluppare il vostro progetto. Stessa cosa vale anche in questo caso, quindi le persone che scegliete portare con voi, a cui chiedete magari collaborazione, fate una verifica con loro, magari anche senza diciamo così farlo da sola, ma partecipativa insieme a loro. E quindi nel momento in cui andrete a sviluppare le parti di quel progetto, assumete un ruolo di tipo appunto più direttivo piuttosto che partecipativo, persuasivo o addirittura delegante. E nel momento in cui, poi questo vi ritroverete nelle slide, la spiegazione che abbiamo visto, e nel momento in cui operate la delega, andate a valutare che tipo di delega state mettendo in atto. Ci sono due tipi di delega, la delega di tipo operativo e la delega di responsabilità. Qual è la differenza tra i due? A istinto? Come? Ok, infatti quella operativa è una delega che richiama molto lo stile direttivo. Cioè nel momento in cui metto in atto una delega di tipo operativo, io andrò a dare delle indicazioni puntuali al soggetto che appunto mi andrà a svolgere quell'attività relativamente a che cosa deve fare e in che modo deve fare, senza lasciare grande spazio alla persona in termini di quelle che sono, diciamo così, le possibilità di svolgere il compito secondo le sue modalità, quindi di personalizzazione nello svolgimento dell'attività. Nella delega di responsabilità io non entro nel merito di come deve essere fatto. Io do piena responsabilità. Faccio un atto di piena fiducia nei confronti del soggetto che andrà a svolgere quell'attività specifica. E quindi in quel caso il mio atteggiamento non sarà di tipo direttivo. Come manager non andrò ad usare uno stile più direttivo. Magari userò uno stile che è partecipativo in alcuni casi. Se vedrò all'inizio che quella persona ha necessità magari di un po' di sponsorship o ha necessità di avere un riscontro da parte mia. La leadership situazionale è stata studiata in un'ottica di sviluppo dei potenziali delle risorse umane e quindi questo presume che chi la attua la attui con gradualità nei confronti delle risorse e quindi è anche uno stile di leadership che influenza in positivo appunto portando alla crescita le proprie risorse. E allora andando a fare una panoramica di quelle che sono le risorse umane che abbiamo, possiamo andare insieme a loro magari attraverso l'analisi delle competenze, facendo un po' un bilancio delle competenze di quelle persone, possiamo andare a fare a delineare quelle che sono le aree di sviluppo di quella particolare persona e in funzione delle aree di sviluppo assegnargli dei compiti mettendo in atto uno stile di leadership che parta dal direttivo, passi dal persuasivo, dal partecipativo fino ad arrivare al delegante, in modo tale da permettere a quella risorsa di acquisire piena competenza e anche fiducia nello svolgimento di quel compito. Funziona. È anche molto forte e molto potente come strumento. Nella delega di responsabilità è importante tener presente l'aspetto di coerenza.
Nel momento in cui io decido di usare una delega di responsabilità nei confronti di un mio collaboratore, alla risorsa di rendicontare del suo operato ingerendo sulla modalità attraverso la quale quella persona sta gestendo quel compito specifico, quell'attività, perché questo crea grande sfiducia nell'operatore, o grande frustrazione, o grande senso di rabbia e sfiducia nei confronti del leader, e non è assolutamente, diciamo così, buono se si vuole usare appunto questa tecnica per far evolvere, per far sviluppare le potenzialità della risorsa. Nei confronti delle nostre risorse, noi possiamo agire dei ruoli. I ruoli che possiamo agire, non mi devo avvicinare là perché se... I ruoli che possiamo agire sono tanti, prevalentemente sono tre. Possiamo agire un ruolo di guida, un ruolo attraverso il quale noi ci prendiamo cura della risorsa, facciamo quella che si chiama caretaker nei confronti della risorsa. Possiamo agire da mentore, possiamo agire da coach. Vediamo un attimo qual è la differenza tra questi vari stili. Nella funzione di guida io svolgo anche una sorta di attività di counselor nei confronti del mio collaboratore. Metto a disposizione quello che è il mio know-how per lo sviluppo di questa persona. Svolgo svolgo una funzione forte di sponsorship nei confronti di questo soggetto. Laddove per sponsorship intendo una funzione di rafforzamento anche di quella che è la consapevolezza delle proprie capacità e soprattutto di rinforzo dell'autostima della persona e della consapevolezza del proprio valore, facendo da specchio, soprattutto nel momento in cui quella persona svolge la sua attività al meglio. Qualcuno di voi ha letto il libro di Blanchard, One Minute Manager? Ve lo consiglio. E in questo libro, molto, molto carino, è una sorta di favola, One Minute Manager è un manager che svolge la sua attività in un minuto, tutte le sue attività le svolge in un minuto. Quando dà gli obiettivi, dà obiettivi di un minuto. E l'obiettivo da un minuto è un obiettivo che si legge in un minuto, che quindi viene scritto in una pagina, che viene condiviso con le persone. La condivisione dell'obiettivo è importante anche per la chiarezza della definizione dello stesso. Un obiettivo che è semplicemente trasmesso alla persona è un obiettivo che non è pienamente trasparente, perché c'è tutto l'esplicito, ma l'implicito non è detto che ci sia. Nella condivisione c'è anche il raccontare l'implicito oltre che l'esplicito, cioè che cosa mi aspetto da te, che cosa mi aspetto dallo svolgimento di questa attività. Sempre nel One Minute Manager si parla di rinforzi e si parla di cazziate, tutte da un minuto naturalmente. E nel momento in cui si parla di rinforzi, voi sapete, il condizionamento dei comportamenti di qualsiasi persona si può avere attraverso rinforzo positivo. E il rinforzo positivo in questo caso è dato dal riconoscimento appunto del valore di un'azione. E allora nel One Minute Manager si dice: il One Minute Manager cerca di sorprenderci mentre svolgiamo un'attività e la facciamo bene. Quello di cui si lamentano, io lavoro soprattutto con le aziende, quello di cui si lamentano i lavoratori nelle aziende rispetto a quelli che sono i comportamenti dei loro manager è quello di avere dei feedback soltanto relativamente a quelle che sono le cose che non vanno. Quindi di avere un riscontro del proprio operato soltanto in negativo. Mi si viene a dire qualcosa soltanto nel momento in cui ho sbagliato. Invece è importante nella motivazione e nella crescita delle risorse rinforzare i comportamenti positivi e quindi sorprendere la persona nel momento in cui ha fatto un qualcosa di giusto e rimandarglielo, celebrare insieme a questa persona il successo.
Nel momento in cui svolgo l'attività di mentore, metto a disposizione, anche in questo caso, però non come counselor, nel counselor c'è più una tutta un'attività, e anche nella guida, di interpretazione, di io fare in questo modo. Il mentore, e voi farete mentoring, ho visto in programma, no? Il mentore racconta quella che è la sua esperienza e te la mette a disposizione. Sarai poi tu a decidere in che modo usarla e in che modo decontestualizzarla e utilizzarla nel tuo caso. Come? Beh, nella guida io ti do delle indicazioni, così come nel counseling. Cioè nel counseling quello che io faccio è dirti, secondo me, quello che potresti fare per risolvere il tuo problema è questo. Nella guida, visto che io uso il comportamento direttivo, io ti do delle indicazioni su come potresti fare. Nel caso del mentoring, io ti do la mia esperienza e tu la usi, ricontestualizzandola. Quindi tu dici, ok, quella persona ha fatto queste cose, le ha fatte in questo modo. La mia realtà è diversa, il mio problema è diverso. Potrei usare una soluzione che è stata usata da quella persona in quel caso, contestualizzandola nella mia situazione particolare, però sono io che lo faccio, che scelgo di farlo. Il mentore ti accompagna, ma non ti dà una soluzione. Il coaching si differenzia per un altro aspetto. È un manager che in questo momento svolge un'attività di coaching, è un manager che si affianca alle risorse, andando a stimolarle, soprattutto con domande, a sviluppare il proprio potenziale, con quelli che sono i suoi tempi, con quelle che sono le sue modalità. In alcuni casi anche può dare delle indicazioni, ma le dà soltanto in termini di mentre parli, mi è arrivata questa sensazione, mi è venuta in mente questa immagine, ho pensato a quest'altra possibilità, te la do e tu valuti se può essere buona per te. Voi direte, se la persona magari è particolarmente bisognosa di aiuto, potrebbe prenderla come buona? Nella mia esperienza di coaching questo non avviene. Perché se tu stimoli bene la persona, è un manager coach, è un manager che aiuta le persone a esaminare la situazione da vari punti di vista, aiuta quella persona a esaminare quelle che sono le sue competenze che ha messo in atto magari in situazioni passate e a verificare che se da quel bagaglio potrebbe prendere un qualcosa che oggi gli può servire, giocato in modo diverso, ma che comunque fa parte del suo bagaglio di conoscenze, di competenze, di capacità che può mettere in gioco e lo aiuta attraverso il rispecchiamento ad esserne consapevole. Questo è il lavoro di un manager coach. E anche qua, così come con la leadership situazionale, il giocare un ruolo piuttosto che un altro dipende dal momento. Semplicemente dalla risorsa, dal momento, dal compito particolare in cui, a cui abbiamo, diciamo così, che abbiamo assegnato alla persona e in cui ci troviamo immersi in questo momento. Relatività pura, specificità, ma soltanto della persona. Individuazione delle diversità in termini di ricchezza enorme che ci può dare una persona rispetto ad un'altra. Un errore che si fa nel recruitment spesso è focalizzarsi su devo fare un compito, mi servono quelle competenze, devo scegliere tre persone e quelle persone devono avere tutte e tre quelle competenze. Valutare la possibilità di aprirsi a persone che hanno delle competenze diverse e anche rischiare in alcuni casi può far sì che si abbia un successo enorme, magari imprevisto. E allora questa è una grande ricchezza che possono avere i leader che si aprono alla diversità. Allora, prego.
Esistono dei leader al mondo così? Sì. 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 Si può fare. No, no, no. Esistono. Esistono. Non c'è una bacchetta magica. Tutto questo lo si acquisisce col tempo e con l'allenamento. Ci vuole... diciamo che le tre competenze di base che ci vogliono sono la consapevolezza, l'umiltà e poi domani parleremo di comunicazione e comunque la capacità di guardare, di andare oltre il vedere e di ascoltare. Prego. Ma il beneamato Steve Jobs, come lo vedi dal punto di vista? Beh, non l'ho visto operativamente, però da quello che ho letto e dalle testimonianze era molto vicino al One Minute Manager, forse, però... Non avendolo vissuto come... Sì. Però è un esempio. Beh, un grande esempio anche dal punto di vista della gestione. Comunque lui ha fatto tesoro della diversità. Veramente si è plasmato tantissimo. Sì. È l'esempio di come le cose non convenzionali possono portare a risultati. Esatto, esatto. Sì. Esatto. Vai, vai. Quindi una bella dose di maturità emotiva e di stabilità e maturità emotiva. Scusate, vi do il microfono. Dove l'ho messo? Sì. Sì, sì, sì. No, era lui. Scusa. No. Aver fatto l'arbitro di calcio può aiutare? È una competenza per essere imparziali. No, anche per gestire le emozioni, magari per ecco. Tutto aiuta nella vita. Cioè, nel senso, magari, ok, c'è un rigore al 90esimo, uh-huh. Ho 22 bestie contro, uh-huh. Allora io devo avere le palle, uh-huh. Per dire, ok, fischio, sì, sono abbastanza diretto, me ne frego di niente. Sì, va bene, abbraccio tutti con gioia. Cioè, me ne frego di tutto, ok, fischio il rigore, è 90esimo, chi se ne frega di quello che mi dicono, al massimo mi rompono la macchina, forse anche il setto nasale. Tanto 11 sono contenti. Ma non mi hai fischiato quello, per esperienza. Lì sono problemi seri. No, quindi cioè, vabbè, al di là delle battute e dell'ironia, cioè il fatto magari di aver maturato un'esperienza tale, magari, cioè, non lo so, io poi chiedo. Certo, mi aiuta a gestire, a conoscere, tutte le esperienze ci arricchiscono. Avere maturato un'esperienza nella gestione delle emozioni è una grande ricchezza, sicuramente. Se poi, quando è stata scritta la tua missione personale, professionale, la giustizia era uno dei valori cardini sulla base del quale hai fondato la tua azienda, la tua professionalità, sicuramente questo è un andare in coerenza con la tua missione, è comunque un qualcosa di molto importante e ti aiuterà sempre, certo. Carissimi, sono le 19. Chiudiamo qua questo pomeriggio. Io vi chiedo soltanto una cosa, prima di andare via, di scrivere su un pezzetto di carta una parola che vi rimane impressa, che vi è rimasta impressa di questo pomeriggio. Una sola parola. Non me la dovete dire. Non oggi. Grazie. No. Una parola, a caldo. Come? Sì. È più di una però. Sì, vabbè. Diversità, ricchezza, prospettiva. No.
No, no, tenetela e poi domani mattina. Il numero di collaboratori ideale per o massimo? Per poter arrivare? No, no, perché anche se il numero di collaboratori è enorme, tu puoi scegliere di avere delle persone a cui deleghi la tua funzione. Ciao, grazie. No, no, non credo che esista, no. A domani, grazie. Vuoi dire qualcosa? Domani. Scusate, scusate. Per domani abbiamo fissato le 9:30, ma alle 9:30 iniziamo. Quindi se alle 9 state qua è meglio. Va bene? Per una questione di correttezza e puntualità. Alle 9:30 iniziamo. Alle 9 saremo puntuali tedeschi, anzi svizzeri. Grazie a tutti.